Un saluto a tutte e tutti quelli che stanno guardando questo video. Premessa. In tutte le descrizioni trovate il link del primo o del secondo canale YouTube. Lo dico perché penso che alcuni credono esista solo un canale, mentre si distinguono dal logo PASS in rosso per il primo canale e dal logo 2 PASS per il secondo canale. Oltre alle innumerevoli e dettagliate playlist che trovate sul primo canale YouTube, a disposizione, attraverso il sito www.tinelli.eu, trovate la prestigiosa pagina Indice Alfabetico, con tutti i video che non trovate sulle piattaforme di regime che ha preferito cancellare, ma che ad esempio trovate in prima battuta sotto la voce Playlist di alcuni video che non sono accettati dalle piattaforme di regime, che vedete in sovrimpressione, come in questo video sullo sfondo bianco e la scritta in rosso, che è la voce da cercare. Il video Foto sulla Luna, una delle tante menzogne, è dedicato a tutti i liberi ricercatori e tutte le libere ricercatrici, ma in special modo è dedicato a tutti gli studenti curiosi che amano indagare liberamente sui grandi inganni della storia. Michael Jackson, prima di morire, aveva detto che manipolano la storia, tratto dal video Geologia Rivisitata. John Lennon, prima di essere ammazzato, aveva detto che il mondo è gestito da insani maniaci. Se indagate, trovate anche Governi mentono del 22 aprile 2020, che vi apre la conoscenza di come sono iniziate alcune guerre, insieme al video Perché non accetto i governi del 4 luglio 2020. Pensate che sono passati 51 anni dall'ultima missione sulla Luna con l'Apollo 17 e non sono mai tornati. Semplicemente perché non ci sono mai andati. Basta analizzare il video Vuoto nello spazio l'Apollo 11. Il video che segue, Foto sulla Luna, una delle tante menzogne, è un ulteriore tassello che conferma l'impossibilità di poter scattare fotografie in quell'ambiente. Buona visione! Come ti ho detto un po' di tempo fa, caro Dino, ho fatto il fotografo professionista per 40 anni. Nel percorso di questa attività sono passato dalla foto analogica a quella digitale. Ecco la mia esperienza. Negli anni 80, quando il digitale ancora era una chimera, bei tempi, sono andato a fare un servizio in montagna. Dovevo fotografare delle modelle sulla neve. La mia attrezzatura era una Hasselblad 500 con obiettivo otturatore centrale pellicola 120 con magazzino. Il giorno degli scatti c'era una temperatura polare, andava sotto lo zero di molti gradi. Ti faccio una domanda. Secondo te sono riuscito a concludere il servizio? No! Dopo i primi scatti la macchina ha cominciato a non funzionare, non per la meccanica, ma per l'estrazione della volet, quella lamiera che si estrae dal magazzino per scattare, che è fermata da un sistema meccanico il quale impedisce di aprire la volet quando non è attaccato alla macchina nella feritoia. Per il volet sul magazzino ci sono dei gommini che impediscono eventuali filtrazioni di luce quando la macchina è in piena luce. Morale, quel gommino si era ghiacciato e impediva lo scorrimento della volet. Risultato: magazzino chiuso, macchina non scatta. Al ritorno in albergo ho eliminato i gommini distruggendo un magazzino e ho lasciato la volet a contatto con l'acciaio. Quindi, volet acciaio, magazzino acciaio. E sono tornato a scattare. La cosa non ha funzionato comunque. L'escursione termica tra pellicola e magazzino ha formato condensa e la volet si è fatta un tutt'uno con il magazzino. Vabbè, il servizio è andato a puttane. Tornato a casa confidavo su quei pochi rullini scattati. Usavo pellicola Kodak. Domanda: le foto sono venute? No! Le temperature così basse hanno ghiacciato l'emulsione e c'è stato un distaccamento tra emulsione e supporto della pellicola.
faccio una riflessione. Se una Hasselblad, macchina di merda a parte le ottiche, si è bloccata a meno 10 gradi, come ha fatto a reggere a temperature che vanno da più 120 gradi in pieno sole a meno 120 gradi in ombra sulla Luna, secondo quanto dichiarato dalla NASA? E soprattutto, che razza di pellicola hanno usato? Una pellicola, anche se è eccezionale o fantascientifica, è costruita sempre nella stessa maniera. Un'emulsione, la parte sensibile attaccata ad un supporto trasparente di cellulosa. Le due cose vanno insieme solo con temperature adeguate. Diversamente i due materiali si staccano sia col caldo estremo sia col freddo estremo. Altra considerazione. Quando andavo in America con le pellicole per lavoro, il mio materiale doveva essere custodito all'interno di un recipiente piombato per evitare che i metal detector degli aeroporti non deteriorassero i rullini impressionati del lavoro fatto. E questi? Dove le hanno messe? Visto le radiazioni e le fasce di Van Allen. Lascio perdere il discorso delle ombre delle foto e soprattutto dei riempimenti delle ombre. Pannelli che rischiarano le ombre usando gli angoli di riflessione. Quelle foto non sono mai state realizzate, cribbio! È facile dimostrarlo. Basta mettere una pellicola al freddo. La Kodak ai tempi aveva dichiarato di aver realizzato una pellicola ancora più sottile, ancora peggio. E chiaramente le Hasselblad d'argento fatte così per le rigide temperature sono rimaste sulla Luna? Hanno ricoperto di argento anche la pellicola? La mia è una piccola riflessione da fotografo e amante dell'arte. Non avrei mai pensato che un mezzo espressivo basato sulla realtà come la fotografia sarebbe diventato un veicolo per la menzogna così forte. Anche se per anni ho fatto il fotografo commerciale, è un paradosso, un mezzo della realtà che viene utilizzato per spacciare la menzogna. Un abbraccio, Stefano.